Buongiorno notizia. 5 minuti dopo le 9, ancora buongiorno con la nostra informazione. Grazie alla Sicilia Web parliamo di una notizia di cronaca abbastanza curiosa, perché parla di un razziatore seriale di pomi d'ottone e pulsantiere di citofoni che è stato beccato. È stato individuato dalla polizia di Messina, l'autore dei ripetuti furti di ottone, che nei mesi scorsi era riuscito a rubare pulsantiere di citofoni e targhe professionali letteralmente schiodate dalle facciate degli stabili che ospitavano studi di notai, medici e commercialisti. Pregiati battenti, maniglie, ma anche pomelli, salvaportone, qualsiasi oggetto in ottone che poteva essere poi rivenduto, era stato razziato dall'uomo oggi raggiunto dai poliziotti. Agiva di notte, armato di pinze, tenaglie e cacciaviti, alla ricerca appunto di ferro e ottone da rubare e poi rivendere. Grazie alle numerose denunce dei cittadini, ma anche ai sistemi di videosorveglianza che in almeno 3 occasioni lo hanno ripreso, i poliziotti sono riusciti a risalire all'identità del ladro, un 48enne pregiudicato che è stato appunto assicurato alla giustizia. A Taormina invece è vietato bere l'acqua, l'ira degli albergatori. Le analisi richieste dall'amministrazione comunale non lasciano spazio a dubbi. I parametri dell'acqua nella capitale turistica della Sicilia non rientrano nei valori consentiti dalla legge e per questo il sindaco Eligio Giardina ha dovuto firmare l'ordinanza che vieta con effetto immediato l'utilizzo dell'acqua per uso potabile. Ne parla oggi il sito online Repubblica Palermo. Una decisione che in piena stagione estiva ha suscitato le ire di turisti, albergatori e ristoratori. La questione risale al 2011, quando nella frazione di Trappitello, a seguito di lavori per la realizzazione di un pozzo per la nascita di un campo da golf, si verificarono episodi di acqua sporca delle tubature domestiche che divenivano più gravi in occasione delle piogge. Dal comune fanno sapere che questa volta le cause sarebbero diverse e che per risolvere il problema è stato affidato uno studio agli esperti dell'Università di Messina. La preoccupazione legittima di albergatori e ristoratori è anche la nostra, spiega l'assessore al turismo Salvatore Cilona. Speriamo che tutto possa risolversi in pochi giorni, ma gli operatori del settore storcono il naso, bisognava pensarci prima, afferma Ernesto Fichera, che è il presidente delle guide turistiche provinciali. A Catania invece, via Vincenzo Giuffrida, commercianti nei guai, caccia ai parcheggi ed incroci pericolosi. La notizia su Catania Today: i commercianti di via Vincenzo Giuffrida sul piede di guerra perché soffrono per mancanza di parcheggi in zona. Dopo l'introduzione del divieto di sosta sul lato sinistro della carreggiata e dello street control implacabile anche con chi sgarra per pochissimi minuti, chiedono almeno un abbonamento gratuito o agevolato per che ha un'attività commerciale, così come disposto per i residenti. Sempre vivo il problema sicurezza all'incrocio con Corso Italia, inoltre affrontato dal comune con i dossi artificiali di recente installazione, che però non risolvono definitivamente i deficit dello snodo viario. Quindi un nuovo grido d'appello da parte dei commercianti di via Vincenzo Giuffrida, che già in passato, nelle scorse settimane, avevano segnalato questo particolare problema. È ora di intervenire. In auto, al mare, in montagna,